preparare la nostra cassata siciliana, iniziamo con il realizzare il pan di Spagna. Questa è una preparazione che ti potrà servire anche per altre ricette, quindi tienila a mente. Ma andiamo a vedere cosa ci serve. 4 uova rigorosamente a temperatura ambiente, 50 g di zucchero di canna, aroma a piacere, io sto utilizzando l'arancia, ma puoi utilizzare anche la scorza d'arancia, aroma alla vaniglia, scorza di limone, quello che vuoi. 75 g inoltre di farina di riso. Utilizzo la farina di riso così questa cassata la potranno mangiare anche gli intolleranti al glutine. Ed inoltre ho notato che il pan di Spagna tende a creare grumi con la farina normale, invece con la farina di riso questo problema non si ha. Ma andiamo a vedere come procedere. Rompiamo le uova, aggiungiamo zucchero e aroma scelto. Ti ricordo che le dosi che ti ho dato sono per un pan di Spagna del diametro di 24 cm. Adesso andiamo a montarle con la planetaria alla massima velocità per almeno 15 minuti e quindi fino a che non saranno diventate gonfie e spumose ed avranno di conseguenza raddoppiato il loro volume. Andiamo ad inserire poco per volta la farina di riso, mescolandola delicatamente dal basso verso l'alto per non far smontare il composto. Andiamo a trasferire all'interno di una tortiera del diametro di 24 cm, come ti ho detto poc'anzi, rivestita di carta forno o in alternativa imburrata ed infarinata. Io ne metto poca farina così il pan di Spagna non si affloscia più di tanto, perché più farina metti e peggio è. Invece in questo modo si ovvia il problema e si ha un pan di Spagna morbidissimo. Lo livelliamo e cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti, dopodiché lo lasciamo raffreddare. Intanto che il pan di Spagna cuoce, ci occupiamo del ripieno. Ci occorrono 1 kg di ricotta di pecora, 50 g di zucchero a velo e 200 g di gocce cioccolato o cioccolato tritato a pezzettini. Andiamo semplicemente ad unire questi tre ingredienti. Ovviamente la ricotta l'ho prima sgocciolata. Iniziamo con lo zucchero a velo. Io ne uso così poco perché già c'è la pasta di mandorle che, come vedrai, è zuccherata. Il pan di Spagna è zuccherato, è tutto molto dolce, quindi cerco di proporzionare ed di equilibrare la cosa. Puoi fare questo lavoro anche con le fuste elettriche per ottenere una crema ancora più liscia. Inseriamo anche le gocce di cioccolato e continuiamo a mescolare. Nella ricetta originale si usano anche i canditi, però a noi non piacciono, quindi utilizzo solo le gocce di cioccolato. Come vedi è facile fare la cassata. Come tutte le preparazioni basta sapere come muoversi. Per la bagna solitamente si utilizza acqua, limone e zucchero che va sciolto all'interno di un pentolino. Ma io ho pensato, perché non semplificarci la vita ed usare acqua e limoncello, poiché il limoncello è concentrato di limoni ed ha all'interno lo zucchero. Quindi facciamo così. Uniamo semplicemente l'acqua. Va tutto ad occhio questo, eh? Non ci sono dosi precise. Ed il limoncello, che darà anche profumo, oltretutto. E voilà! Pronto il pan di Spagna, che ho già diviso in due parti, in due dischi, andiamo a lavorare la pasta di mandorle. Questa l'hai vista nel mio ultimo video svuota la spesa e già saprai che l'ho acquistata in un negozio di pasticceria, quindi specifico, e andiamo a cospargere il zucchero a velo
la vendono così, oppure bianca da colorare. La andiamo adesso a stendere con l'aiuto di un mattarello. Adesso prendiamo la misura del bordo e qui abbiamo 5 e mezzo, facciamo 6 per essere precisi, così non andiamo neanche a rifilare il bordo ed le andiamo a inserire all'interno della nostra tortiera in questo modo, facendola aderire al bordo. Quindi il bordo non deve essere né sottile né troppo spesso. Ti ricordo che la tortiera è rivestita di carta forno, questo è importante dirlo perché altrimenti dopo viene faticoso uscire la nostra cassata. Poi la pasta di mandorle è come pongo, quindi è anche facile lavorarla. Andiamo a fare la base della nostra cassata, aggiungendo anche dei pezzettini laddove è necessario. E bagniamo con la nostra bagna. Versiamo la ricotta che abbiamo preparato poc'anzi, livelliamo il tutto e copriamo con il restante pan di spagna. Bagniamo nuovamente quest'ultimo. Qua è rimasto un pezzo fuori, lo sapevo, però va bene ugualmente, tanto questo non si vedrà. E riponiamo in freezer per 2 ore in modo che si consolidi. Togliamo l'anello, la carta e rovesciamo la nostra cassata. Ed adesso andiamo a ricoprire con il fondant. Andiamo ad unire semplicemente dello zucchero a velo, nello specifico 150 grammi, con 2 cucchiai di acqua. Dobbiamo ottenere una cremina e la andiamo a distribuire sulla superficie del nostro dolce. Questo dessert è ideale per Natale, te lo consiglio vivamente perché farai un figurone. E come vedi è semplice da preparare, ti puoi anche anticipare con i tempi preparando magari il giorno prima il pan di spagna, così dovrai solamente assemblarlo. Spatoliamo. Ed adesso spazio alla fantasia. Io ho della frutta candita, zucca, pere, albicocche e ciliegie ovviamente. Andiamo a distribuirle come vogliamo sulla cassata. Io formerò un fiore. Ma guarda com'è bella! Cioè, te la immagini come centrotavola natalizio? Proviamo a tagliarne una fetta aiutandoci con lo spicchio. Vabbè, ma guarda che bella che è. Wow, doppio wow. Ovviamente questa più riposa e più buona diventa. No, vabbè. Guarda che meraviglia. Cioè, dimmi cosa ne pensi. A parte che gli ho fatto 40.000 foto in tutti i modi, in tutte le maniere, e spero che veramente renda bene l'idea. Guarda come si contraddistinguono bene il pan di spagna con la ricotta. Al taglio hai visto com'era morbida e lo vedrai anche adesso all'affondo del cucchiaino. Guarda, eccezionale. Vediamo. Buonissima, ben equilibrata, non dolce, perché si sa che la cassata è dolcissima, proprio è risaputo questa cosa. Io invece ho saputo ben calibrare questa cosa e ti posso assicurare che è dolce il giusto, né troppo né troppo poco. Provala e mi saprai dire. E se questa cassata ti è piaciuta, ricordati di condividerla. E ci vediamo presto con una nuova ricetta siciliana.